Ma buon dia a tutti, amici di Doppia Frizione. Siamo qui finalmente con l'ultima PS, prova speciale, del Rally della Lana Storico 2018. Siamo alla Campore e adesso andremo a vedere tutti i punti più belli e dove non mettersi, ovviamente, perché sono posti molto pericolosi. Quindi, io vi dico già che le prove sono la numero 8 e la numero 10 di domenica. La numero 8 è alle 9:57 e la numero 10 è alle 12:44. Quindi avete tutto il tempo per fare qualsiasi cosa in più. Se avete degli impegni sabato barra domenica, comunque ci sono 2 giorni di gare. Quindi potete venire a vedere quando volete. Io ho Maps già impostato. Ovviamente qui non è la partenza, soltanto che c'era un posto all'ombra, allora ho detto vabbè, iniziamo qua e via. Iniziamo mettendoci la cintura e accendendo la ventola di Tina. Quindi, direi che possiamo iniziare. Ok. Più o meno la prova inizia per queste parti. Voglio ricordare che le strade non sono chiuse, quindi vado con calma. Qualcosa di rifiuti qua, va bene. Scusate, però non mi sembra molto dritta la videocamera, GoPro. Allora, si passa in mezzo a questo paesino, ci sono un paio di buche. Paio di posti dove ci si può infilare per vedere sopra i muretti, come potete vedere. Quella panchina non mi sembra molto comoda per vedere rally, visto che è proprio a bordo pista. Qui sì, questo è un buon posto per venire a vedere perché è sopra una casa, quindi credo che vi rompano le balle. C'è una casa, un mini garage, top. Qui è meglio che non le mettete le macchine perché non è molto comodo, soprattutto se una macchina va dritta. Noi di qua stiamo andando verso Caligaris. Vedete, qua è un po' tutta curve e credo che sia una delle prove più lunghe della rally, visto che sono quasi 15 km. Io mi volevo mettere gli occhiali. Ok, si entra in mezzo a un bel paesino, questo qui in mezzo alla strada, va bene. Curva, però non ci sono spazi per andare a vedere. Come potete vedere, ci sono siepi ovunque. Certo, con un macete potresti anche andare a vedere. Perché c'è una panchina in mezzo al nulla? Me lo spiegate? Tanto per rally non è nemmeno comoda quella panchina, perché come vi dicevo, se esce qui è a posto come punto. Questo è a posto, dai. Ti vedi tutta la curva, se proprio non vuoi andare nei punti con più folla, dove andremo a vedere adesso. Comunque siamo arrivati a Caligaris e qui c'è la prima svolta a sinistra verso Valle Mosso. Ci sono molti punti dove venire a vedere, infatti la gente per venire a vedere la Campore va tutta a vedere nell'inversione di Crocemosso oppure l'inversione che andremo a vedere dopo. Ovviamente troviamo gente davanti, appena c'è un rettilineo. Carità.
ma si può? Scusate ragazzi, però non avendo la strada chiusa è questo il rischio. Come potete vedere comunque ci sono ancora tante curve. Al ritorno di questa curva non mi metterei molto, perché il muretto è un po' troppo basso per rally. Invece su lì sì, lì sì, qui ci sta. Te la vedi dall'alto. Si entrano in mezzo ai paesi comunque, come vedete. Dimmi che c'è un rettilineo. Uno, ne voglio uno di rettilineo, dai. Su. Va bene, andremo con calma. Qui all'interno ci si può mettere, perché comunque c'è un muretto alzato. C'era anche posto dietro per mettere le macchine, mi sembra, perché c'era il paesino. Era fuori 20 minuti di video se questo camion non si toglie dalle baghe. Anche qui all'interno potrebbe essere un bel metodo per vedere la curva. Qui pure tranquillamente, anche se ci sono un po' di erbacce da estirpare. Ok, qui all'interno, qui a- sì, all'interno potreste anche mettervi, credo che non vi rompano le balle per vedere le macchine in uscita, soltanto che non è che sia proprio un rettilineo qua, arrivano magari in seconda. Porca puttana sto cazzo di camion. Comunque tra poco arriviamo all'inversione di croce mosso, che è una delle mie preferite, questa inversione, perché comunque avendo tanto spazio magari i posteriori riescono anche a fare qualche numero, come potete andare a vedere nei vecchi video del Rally della Lana. Ecco, il problema è che qua vi fanno mettere a 50 metri, cioè vi fanno mettere praticamente la linea del Kuwait, ok? E in più sto coglione, dai, Dio porco, Dio bello. Si arriva in poco tempo, perché comunque prima di Croce Mosso c'è una superstrada se partite da Biella. Oh, hai sentito? Vedete, si è incartato. Ok, cazzo, devo andare di qua. Ok, è uno dei punti più belli quello, perché comunque avendo tanto spazio le macchine possono fare quello che gli pare, anche le anteriori. Tirano leva, si girano e se ne vanno. Certo, perdono un sacco di tempo. Infatti i primi che passano sono sempre quelli che non fanno mai niente, cioè nel senso fanno ben poco, perché comunque se vogliono vincere Qui all'interno ci starebbe anche paletti, un po' di curve. La panchina non mi sembra molto adatta. Comunque ancora le curve. Qui hanno tagliato un po'. Questo è un bel punto, perché è stretto. Mi piace non piazzare. Credevo di aver sbagliato strada, invece no. Meno male, perché sennò non riuscivo più a tornare indietro io. Questo è un bruttissimo punto, madonna che cazzo ci hanno fatto qua. Comunque è finito Valle Mosso, inizia Strona.
stretta la strada, come potete vedere. Non mi metterei le macchine lì se fossi in voi. Sempre fuori dalla strada le macchine, sempre, mi raccomando. Strada. Ho
continuiamo per questa strada. No, credo che sia giusta. Non fanno più un'inversione. Quindi in questo rally ci saranno veramente pochissime inversioni. Anzi, aspetta. Sto vedendo la strada su Maps e mi sembra che ce ne siano un po' adesso. Un po' tante anche. Che figata, meno male. Tac, sempre sinistra destra. All'interno qua. Skoda un po'. Qui è perfetto per venire a vedere il rally, cazzo. Ti metti la sedia lì, sei a posto per la giornata e anche all'ombra. O se vuoi ti prendi un po' di... c'è un ombrellone. Ah, qui è un tornante, però è difficile mettersi. Sì, lo so che cambio troppo presto, però non è che devo andare 300 all'ora in questo momento. Oh, questo è un bel tornante. In discesa. Questo me lo tengo in considerazione. Perché non era mica male. Bello sto tornante così all'interno. E soprattutto in quel tornante ci si poteva arrivare da anche un'altra strada. Quindi se avevate bisogno di scappare, tipo andare da un'altra parte, potevate farlo. Sì, però adesso non iniziamo, eh. Porco schifo, la macchina. Scendendo c'è una casa che va a fuoco, clickbait. Ah, credo che siano solo delle foglie o della legna. Ascolta, dai, sì. Oh, porca carità, beh, anche qui è un bel posto comunque. Guardate quanti spazi, mannaggia a te, oh. Oh, per carità, dai. Questo è un bellissimo rettilineo che continua. Abbiamo finito. Oh già.
Quindi abbiamo finito tutte le prove. Io vi rimando al prossimo video e sicuramente alle PS, alle prove speciali della rally della Lana Storica. E al prossimo video.